Buongiorno, oggi 1 dicembre 2020, seduta del Consiglio della terza circoscrizione in videoconferenza, registrato nel sito del webmaster e visibile nel sito istituzionale del Comune di Palermo. Prego, dottoressa Calderone, possiamo predisporre l'appello? Sì, procediamo all'appello della seduta del Consiglio della terza circoscrizione dell'1 dicembre 2020, ore 9:22. Sant'Angelo, presidente. Presente. Gulemi. Presente. Adelfio. Presente. Bruschetta. Presente. Ilardi. Presente. Rester, Presente. Quartararo, non c'è, No, Rappa, Quartararo presente. presente. Ecco, Quartararo è Allora, presente. un attimo, Quartararo presente e Presente. Rappa, Presente. Tarantino Presente. e Terranova. Presente. Tutti presenti. Allora, sono presenti 10 consiglieri, il numero legale c'è, il presidente può procedere alla nomina degli scrutatori. Sì, grazie, dottoressa Calderone. Naturalmente, diamo il Procediamo. consenso ad utilizzare la nostra immagine della normativa vigente in materia. Grazie. Sì, procediamo alla nomina degli scrutatori. Consigliere Prester, consigliere Adelfio, consigliere Rappa. Grazie. Va bene. Possiamo procedere alla lettura delle richieste da parte dei consiglieri, se ce ne sono. Sì, ci sono. Un attimo solo. Sì, prego. Allora, io una comunicazione, ripristino punto luce spento in via della conciliazione incrocio via della Concordia. Il sottoscritto Bruschetta, consigliere della terza, chiede agli uffici AMG il ripristino del punto luce spento nella via in oggetto indicata. Poi ho ripristino punto luce spento in via Wifi 12, che significa? 12 di fronte pizzeria Popi Popi. UF. Ah, BF. Villagrazia Pasquale. Sì, BF. La Grazia Passomiele. Il sottoscritto Bruschetta Saverio, consigliere della terza, chiede agli uffici AMG il ripristino del punto luce spento nella via in oggetto indicato. Stampa, sacrificato, poi ho un reintegro pali di illuminazione pubblica via Papa Giovanni XXIII e via Salvatore Carnevale ex Airone. Il sottoscritto Salvatore Tarantino, in qualità di consigliere della terza circoscrizione, chiede con sollecitudine l'intervento di cui l'oggetto considerato che la bassa luminosità delle strade interessate dal problema mette in serio pericolo. Quanto i pali dismessi sono situati in punti altamente pericolosi nei pressi di due parrocchie altamente frequentate e transitate dalla cittadinanza. Precisamente si tratta di un palo di illuminazione pubblica dismesso nel dicembre 2018 in via Papa Giovanni XXIII, quasi ad angolo con via Andrea Costa, danneggiato a causa di un albero spezzato. Vedi allegato ed uno in via Antonio Carnovale 18, precisamente davanti all'ingresso principale della parrocchia Santa Caterina da Siena. Vedi allegato fotografico piegato a seguito di un incidente accidentale durante le operazioni di bonifica a seguito del mercatino rionale. Si chiede cortesemente di attenzionare la situazione in quanto ad oggi ho ricevuto numerosi solleciti da parte dei cittadini riguardanti le problematiche precedentemente descritte. Poi vi è una richiesta urgentissima, raccolta rifiuti Cassonetti RSU in via del Sagittario. La sottoscritta consigliera Rappa Giovanna chiede con cortese sollecitudine l'intervento dell'azienda Rappe per la raccolta rifiuti nella via segnalata in oggetto. La strada ormai è diventata una vera e propria discarica a cielo aperto con gravi carenze igienico-sanitarie. Poi vi è una comunicazione che riguarda una bonifica in via Orsa Minore numero 61. Il consigliere Andrea Gulemi chiede, su richiesta dei cittadini residenti,
si chiede con urgenza la bonifica del sito indicato in oggetto, allega foto. Richiesta urgente ripristino punto luce in via il punto luce spento in via Valenza numero 53. Il sottoscritto consigliere della terza Giuseppe Quartararo chiede che la presente richiesta venga inoltrata urgentemente alla competente azienda MG al fine di effettuare l'intervento di cui in oggetto. Poi ho una richiesta urgente potatura di due alberi in via Liborio Giuffre numero 46 e all'incrocio con via Abele Aiello. Il sottoscritto consigliere della terza circoscrizione Giuseppe Quartararo chiede che la presente richiesta venga inoltrata urgentemente al competente settore Villa e Giardini al fine di effettuare l'intervento di cui in oggetto, in quanto i rami dei due alberi in questione stanno provocando seri danni all'edificio limitrofo. Queste sono, le ho lette tutte le comunicazioni. Perfetto, perfetto. Se non ci sono. Presidente, scusi, ce n'erano due richieste che ho inviato stamattina io, verso le 8. Sia a lei, alla terza circoscrizione e al vicepresidente Gulemi. Alla terza non c'è. Non lo so. Sì, dottoressa, se vede bene io. Posso verificare un attimo? No, io vedo bene, non ce ne sono. Aspetta, verifico io. Alle 8 non ce ne sono. Una alle 8:20 ci sono, rimozione furgone abbandonato. Sì, sì, esatto, presidente. E poi c'è il ritiro ingombranti in via Belmonte Chiavelli civici 24/26. Te lo sto girando io, Maria Concetta. Ora arrivo. Ritiro rifiuti ingombranti. Il consigliere della terza circoscrizione Alfredo Ilardi chiede con la massima urgenza il ritiro del rifiuto ingombrante in via Belmonte Chiavelli 426, dove i rifiuti ostruiscono la carreggiata. Grazie, distinti saluti. E poi vi è una richiesta di rimozione furgone abbandonato. Il consigliere della terza circoscrizione Alfredo Ilardi chiede con urgenza la rimozione di un furgone abbandonato in viale Regione Siciliana al civico 2237 nei pressi del panificio Quartararo, per intenderci. Grazie e distinti saluti. Ma ci dormono lì dentro questo furgone? Sì, la presente dov'è, presidente? Perché praticamente ostruisce anche la carreggiata. È impressionante sto mezzo messo qua. Sì, a quanto pare ci dormono due marocchini. Pure. Ah, sì, è sì. Tipo casa... Casa di riposo. Casa di riposo. Casa vacanza. Casa vacanza. Sì, perché è pure nel festival della regione. Comunque è stata fatta diverse volte la segnalazione. Non è la prima segnalazione che si fa. Anche se io l'ho fatta direttamente ai vigili urbani, però dico... Sì, infatti ci ha applicato questi. Infatti, i vigili sono venuti, hanno messo il coso, ma si aspetta perché il trasporto è un po' è costoso. Questo è il problema. Il problema sempre dell'amministrazione è questo. Possiamo perché sollecitare, devono, presidente? Perché sì. Lo prendono, lo devono portare a deposito. Però possiamo sollecitare. È già sotto sequestro. Sotto sequestro, sì. Sì, sì. Se possiamo sollecitare, così fa lo spostamento. Sì, grazie, presidente. Prego, va bene, se non ci sono altre comunicazioni, presidente, sì, prego. Avevo alzato la manina, forse. Sì, la tolgo, bene, presidente. No, va bene, non è un problema. Posso? Sì, prego. Presidente, penso che sia lei che i colleghi consiglieri abbiano appreso la notizia uscita ieri a mezzo stampa, dove uno studio dell'Università La Sapienza di Roma, pubblicato proprio ieri, mette la nostra città al 99esimo posto su 107 città italiane per qualità della vita. Quindi dico una netta bocciatura di quello che sono le condizioni. Non siamo gli ultimi. Non siamo
però questo non ci deve consolare, anche perché abbiamo perso una posizione rispetto all'anno scorso. Diciamo che il tempo passa, ma la musica non cambia. Lo studio prende in esame quegli aspetti fondamentali, naturalmente, che contraddistinguono la qualità della vita da parte dei cittadini, e quindi parliamo di lavoro, ambiente, sicurezza, il sociale, il tempo libero e i servizi offerti. Presidente, quindi dico, questi sono gli argomenti, infatti, che noi trattiamo e ripetiamo quasi ogni giorno nella nostra attività consiliare, in particolare naturalmente di servizi, che naturalmente incombono e pesano sui cittadini. Proprio ieri, Presidente, abbiamo discusso delle cartelle pazze che l'amministrazione sta recapitando a molte persone, che tra l'altro si devono spostare, persone anziane, per andare a discutere cose che l'amministrazione potrebbe sicuramente evitare facendo un piccolo controllo anche anagrafico su queste famiglie. Quindi, Presidente, dico, andiamo di male in peggio. L'Università La Sapienza, dico, va a fotografare quella che è l'emblema della nostra amministrazione, cioè l'immobilismo, è nulla che vada a cambiare lo stato delle cose da un anno rispetto all'altro, perché dico, anziché scalare la classifica, ci ritroviamo ogni anno a perdere posizioni. Quindi, come dicevo, la musica non cambia, Presidente. Sì, grazie. 5 anni fa, che posizione aveva il comune di Pavia? Cioè, la scorsa consigliatura? Una mi pare che 98esima, ora siamo 99. Una posizione abbiamo perso. Sì, però Andrea, non è qua un fatto di perdere posizione o meno, cioè qua non è una classifica, come dire, qua giochiamo al ribasso, non giochiamo al rialzo. Qua quello che vuole intendere il consigliere Quartararo e dice che nemmeno riusciamo a mantenere la stessa qualità di vita, anzi andiamo a peggiorare. E quindi questo è un fatto di gravità, dico, importante. Sì, però scusi, Presidente, non è che 5 anni fa la scorsa consigliatura navigavamo nel lusso. No, assolutamente. Un esame di coscienza bisogna farlo a 360. No, questo cioè, io questo è quello che voglio. Su questo non si piove. Prima eravamo nel peggio, ora siamo nel peggio del peggio. Però scusatemi, come dico io e come sostengo io, e continuo a dire da tanto tempo già, la cosa che mi fa più impressione è il fatto è l'immobilismo da parte dei consiglieri comunali, perché noi continuiamo a rivendicare sempre queste cose, le diciamo giornalmente, le diciamo ogni consiglio, lo ripetiamo continuamente, però non vengono mai accolte le nostre richieste. E parliamo di richieste anche pesanti, di richieste legate alla sicurezza del cittadino. Non soltanto alla viabilità, alle cose che possono essere in qualche maniera, dico, superflue, anche se necessarie, però dico non gravose come quella della sicurezza, ma vengono puntualmente, non lo so, scartate, messe da parte, non assimilata perché l'amministrazione, non vengono messe a confronto, non vengono valutate, non lo capisco che succede. Il fatto vero è uno, che c'è un immobilismo da parte dei consiglieri comunali impressionante. C'è un silenzio assordante, come dice qualche filosofo. Questo non si capisce. Io mi auguro che vengano accolte le nostre istanze, le nostre richieste. Però l'amministrazione sembra sempre più sorda e più cieca. Posso, Presidente? Sì, prego, consigliere Bruschetti. Sì, io volevo cambiare argomento, Presidente, perché mi sono arrivate voci di residenti della zona per quanto riguarda i lavori di via Villa Grazia. A quanto pare ci sono deviazioni via Agnetta, ci sono difficoltà da parte di molti residenti che lamentano una situazione, diciamo, indecorosa e purtroppo difficilmente al momento percorribile quella strada, quindi con grandi difficoltà. Io
francamente, non abitando in quella zona, volevo capire un pochino, per chi magari è residente lì o ha degli aggiornamenti, se bisogna fare delle segnalazioni, ecco, perché giustamente più di una persona mi ha segnalato diverse difficoltà per quel tratto di strada, ecco. Se qualcuno di voi, e quindi eventualmente fare delle segnalazioni, perché poi un'altra cosa, con l'occasione appunto ieri facendo un giro di ricognizione ho potuto notare alcune vie, alcuni punti luci che avevo appunto indicato, segnalato per quanto riguarda via Nicolosi Grasso, via Curzio Miraglia, via Paolo Orsi, che sono delle traverse di via Paratore dove ci sono le scuole. Fortunatamente i punti luci sono stati riaccesi, questo diciamo è un spiraglio che francamente diciamo è positivo. E via Oreto 435, per quanto riguarda la farmacia, che era quasi un anno che diciamo era spento, quindi mi auguro appunto che si metta in moto questa macchina e che al più presto appunto anche gli altri punti luce vengono riaccesi. Grazie Presidente. Grazie a te consigliere. Sì, io per quanto riguarda il tratto compreso, e per intenderci che va dal sottopasso di via Léon Dufourny al tratto diciamo quasi ad angolo con l'ingresso di via Etna, per intenderci, chi conosce bene la zona. Questo è un tratto interessato dalla continuazione del nuovo impianto di depurazione della rete fognaria, che ha interessato la via Valenza e sta interessando via Agnetta, che faceva parte dello stesso lotto di gara, per intenderci. Qui abbiamo effettivamente un disagio oggettivo, che è quello della chiusura di questo tratto di strada. Però io sono andato personalmente a parlare con la ditta, che sta eseguendo i lavori. Però il problema che ha avuto la ditta è quello delle acque piovane, delle piogge che ci sono state in questi ultimi giorni, e quindi hanno dovuto rallentare un po' i lavori. Però dico, le valvole di sfogo rispetto a queste strade ci sono, che dall'altro lato lo scorrimento veloce Palermo-Sciacca, e quindi scendere da Altofonte, e da questo lato l'apertura della strada di via Agnetta, che va a finire a ridosso della salita di via Villa Grazia. Quindi i tratti di sfogo ci sono, dico, per carità, è un disagio per i residenti, però dobbiamo stringere un po', come dire, dobbiamo stringere un po' i denti affinché questi lavori vengano ultimati. Dico, parliamo di qualche annetto, per carità, i disagi ci sono, però sono disagi legati a un miglioramento della vita stessa in questo tratto di strada, giusto? E chi meglio di tutti lo può dire? Giovanni Adelfio, che abita lì quasi in zona, diciamo, lui lo vive tutti i giorni questo disagio, giusto? Il disagio c'è sicuramente, però comunque anche le alternative, come dice il Presidente, o da sopra, praticamente la laterale del carcere Pagliarelli, sotto Altofonte, o comunque sempre degli Agnetta, che poi si finisce a ridosso della via Francesco di Sales. Il responsabile della ditta mi diceva che loro stanno cercando di accelerare, però purtroppo quando ci sono questi fondi in quelle zone non possono lavorare il giorno dell'acquazzone, ma non possono lavorare nemmeno i due giorni successivi. Giustamente anche loro hanno ricevuto questi danni imprevisti, ha creato più disagio. Comunque voci di corridoio dicono che questa settimana molto probabilmente riescono a chiudere tutto il cantiere, a sistemare. Infatti, anche questo diceva. Me lo auguro, esatto. Sì, io confermo quanto detto da lei, Presidente, e quanto detto dal collega Adelfio, perché anch'io, diciamo, visto e considerato che ho l'abitazione in via Agnetto, ho avuto anche questi disagi di traffico. Esatto, infatti, sì. Abbiamo chiesto ai cittadini se gentilmente per il momento, perché c'è chi sosta anche sulla via Agnetta, visto che la carreggiata è stretta, gentilmente di spostarsi anche in modo dei parcheggi per mettere le macchine in via Etna, all'incrocio, per dire via Etna, via Agnetta, visto che diciamo l'incrocio è più grande come tratto di strada, e fare veicolare sia a doppio senso i veicoli che vanno sia a salire che a scendere di via Agnetta. E confermo quello che ha detto lei, Presidente, perché la stessa cosa ho fatto io sono andato a parlare con la ditta, e confermo quello che ha detto lei. Ok, grazie consigliere. Grazie Presidente. Va bene.
in maniera tale che così posso anche rispondere a alcuni cittadini, certo, qualche risposta in maniera più esauriente e avere argomenti validi, perché capisco benissimo che essendo le piogge, facendo i lavori, purtroppo ci sono i problemi, che è normale, però ecco, una volta che siamo a conoscenza anche delle varie situazioni, sapendo che ci sono dei percorsi alternativi, come sì, assolutamente, ce n'è due, è normale che bisogna attendere, aspettare che la ditta devo dire che rispetto alla via Valenza qui si è ancora più agevolato, perché noi abbiamo dovuto far aprire una stradina privata in mezzo, diciamo, a dei terreni coltivati di proprietà privata, ecco. Mentre qui non c'è nemmeno bisogno, perché abbiamo l'alternativa delle due strade, sia di via Agnetta che va fino in via Villagrazia e dallo scorrimento veloce. Va bene, se non ci sono altri argomenti in merito, possiamo dare la parola alla dottoressa Calderone per la lettura del verbale della seduta precedente con la medesima approvazione. Posso procedere? Sì, prego, per me sì. È il verbale del 26. Perfetto. Benissimo. Un attimo solo che lo devo aprire. Sì, prego, prego. Allora, verbale del 26 novembre 2020. L'anno 2020, il giorno 26 del mese di novembre alle ore 9 si è riunito il Consiglio della Terza Circoscrizione con modalità telematiche mediante collegamento a distanza ai sensi dell'articolo 73 della legge numero 18 del 17/3/2020 ai sensi delle circolari 8, 10 e 11 dell'assessorato delle autonomie locali della Regione Siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020, il Presidente del Consiglio Comunale di Palermo e con avviso di convocazione protocollo 1282-18 del 10-11-2020 per procedere alla trattazione degli argomenti all'ODG. Presiede la seduta il Vicepresidente Gulemi, partecipa in qualità di segretario il funzionario amministrativo Maria Calderone, redige il verbale la signora Salvi, che il Presidente alle 9.35 apre la seduta e procede alla chiama dell'appello. Risultano pertanto presenti i signori consiglieri Adelcio Bruschetta, Gulemi, Lardi, Pressere, Rappa, Patteraro, Tarantino e Terranova. Risultano presenti i 9 consiglieri. Verificata la presenza del quorum per la validità della seduta, il Presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Adelcio, Quartararo e Tarantino. La nomina dei suddetti scrutatori è approvata all'unanimità dei presenti. Si passa al primo punto all'ODG, ovvero del Presidente, dando lettura di alcune richieste presentate dai consiglieri al Presidente per le successive inoltre alle aziende competenti. Documento manuale in via Lorenzo Panepinto a firma del consigliere Tarantino. Alle 9.40 esce il consigliere Preste, risultano presenti 8 consiglieri. Sollecito potatura alberi in via Dondes Reggio, muro di cinta scuola Perez, a firma del consigliere. Sollecito rimozione rifiuti ingombranti in via Tantillo, marciapiede Villetta Largo Arrigo Testa, a firma del consigliere Bruschetta. Rimozione rifiuti ingombranti in via Oreto, incrocia con via Salvatore Lobianca, a firma del consigliere Bruschetta. Richiesta rimozione rifiuti ingombranti presso la via Paratore, accanto alle scuole Cesareo e Salvere, a firma del consigliere Bruschetta. Richiesta rimozione rifiuti ingombranti in via Gramsci, civici numero 4042, a firma del consigliere Bruschetta. Il Presidente evidenzia che è doveroso esprimere a nome di tutto il Consiglio il cordoglio e la vicinanza sia alla famiglia che agli insegnanti per la morte della ragazzina deceduta ieri a scuola. Chiedo di ottenere la parola al consigliere Tarantino, che sottolinea che sono fatti che sconvolgono tutti, perché si è genitore e si può capire il dolore della famiglia. Pertanto si associa al dolore della famiglia. Chiede la parola al consigliere Quartararo, che si unisce al dolore della famiglia della ragazzina deceduta. Vorrei poi chiedere al collega Tarantino, considerato i prezzi della struttura sportiva di Borangia, se i lavori stiano continuando. Domanda anche al Presidente se l'assessore allo sport sia stato contattato per partecipare al confronto con il Consiglio. Il consigliere Tarantino risponde che i lavori procedono, è stata fatta la qualificazione, ma bisogna sempre tenere alta l'attenzione sulla struttura. Il Consiglio deve essere a conoscenza di come si evolve la situazione. Il Presidente precisa che a fine seduta
potranno essere inoltrati gli inviti concordati con il Presidente Sant'Angelo. Si passa al secondo punto dell'ODG, ovvero approvazione verbale relativa alla seduta precedente, con la lettura del verbale relativo al giorno 11/2020 approvato alle 9.56 per appello nominale. Gli esiti al seguente, presenti 9, votanti 9, voti favorevoli 9. Chiede ad ottenere la parola il consigliere Quartararo che, riferendosi al verbale eletto, vuole soffermarsi sulla situazione di via Oreto Bassa, arteria principale della città e tante volte oggetto di discussione in consiglio. Nello specifico vuole affrontare una problematica che insiste sul ponte Oreto presente da più di 2 anni, ovvero una voragine in cui durante la giornata piovosa si creano pozzanghere e i cittadini sono costretti a scendere dal marciapiede prima l'amministrazione che fanno alcune pedane per far transitare i pedoni in sicurezza, ma adesso non viene più fatto. Sarà suo onere predisporre un'interrogazione. Chiedo al Presidente se sia possibile invitare i funzionari del servizio mobilità e traffico. Il Presidente risponde che l'invito è partito e si aspetta il riscontro. Chiede ad ottenere la parola al consigliere Bruschetta, che specifica che a suo parere le formazioni delle pozzanghere siano riconducibili al cattivo stato del manto stradale e a tal proposito chiede se sia stata presentata opportuna una mozione. Il consigliere Quartararo risponde che non ricorda se sia stata presentata una mozione per il rifacimento del manto stradale, ma in ogni caso è favorevole e opportuna verifica. Passa al terzo punto all'ODG, ovvero atti ispettivi e funzioni propositive. I consiglieri Bruschetta, Quartararo e Terranova chiedono il rilievo della mozione avente per oggetto adozione interventi atti a limitare la velocità dei veicoli in transito in via Giovanni Bocchetti, installazione d'ossi o altro provvedimento. A firma del consigliere Quartararo, protocollo 124-18-22 del 28-10-2020, iscritto al punto 11 della griglia degli atti ispettivi. Alle 10 esce la consigliera Rappa, risultano presenti 7 consiglieri. Illustra la mozione del consigliere Quartararo che evidenzia che la strada è densamente abitata e vi sono numerosi complessi residenziali. Inoltre è priva di marciapiedi e i cittadini sono costretti a transitare sulla sede stradale. La via conduce alla scuola Oberdan e viene percorsa a grande velocità dagli autoveicoli dei genitori che devono lasciare i figli a scuola. Solo per un caso non si sono ancora verificati incidenti. Si chiede all'amministrazione che per l'installazione dei dossi oppure con altri provvedimenti. Sarà compito dei tecnici della mobilità urbana a verificare in loco i provvedimenti migliori da adottare. Chiede al consiglio di votare favorevolmente alla proposta. Chiede ad ottenere la parola il consigliere Bruschetta, che si dichiara favorevole alla mozione perché sono provvedimenti atti a garantire la sicurezza dei cittadini. Il presidente pone ai voti la mozione approvata alle ore 10.09, appello nominale. Il cui esito è il seguente, presenti 7, votanti 7, voti favorevoli 7, esauriti il documento alle 10.10, il Presidente chiude la seduta. Allora... Presidente, la poniamo ai voti? Presidente? Sì, dottoressa Calderona, possiamo fare una voto senza l'appello nominale, grazie. Va bene. Allora, poniamo ai voti il verbale del 26 novembre. Sant'Angelo? Approvo. Guremi? Favorevole. Ilardi. Favorevole. Adelfio. Favorevole. Bruschetta. Provo. Rester. Favorevole. Quartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Tarantino. Favorevole. E Terranova. Favorevole. Il verbale è approvato con 10 voti. Favorevole. Grazie, dottoressa Calderone. Può gentilmente predisporre la mia uscita? Grazie. Va bene, grazie. Grazie, buona giornata, buon lavoro.
Buongiorno Presidente. Grazie, arrivederci. Buongiorno. Allora, proseguiamo con i lavori. Con i lavori. C'era qualcun altro che voleva fare qualche intervento? Presidente, avevo alzato la mano se era possibile intervenire. Sì. Sì, grazie Presidente. Poc'anzi, quando è intervenuto il collega Quartararo, purtroppo non ho potuto fare il mio intervento perché proprio era al telefono con un cittadino che mi chiamava di Via del Sagittario per il discorso della spazzatura. E Via del Sagittario è diventata una discarica a cielo aperto, purtroppo, come la maggior parte delle nostre vie. Mi volevo riallacciare a questa posizione in cui ci siamo andati a collocare al 99° posto. Dico, anche noi da cittadini facciamo pure la nostra parte. Anziché andare a cercare adesso, ad esempio, si lamentava come le attività commerciali in questo momento li scaricano di tutto, cartoni, scatole del pesce surgelato, le dico di tutto e di più. Quindi dico, in questo momento di emergenza anche noi possiamo fare dei piccoli gesti, come nel frattempo magari le attività potrebbero tenersi i cartoni in magazzino, magari tutti piegati e terli, invece no, sono tutti costantemente buttati nei cassonetti, anche qui sotto ho fatto un giro e vedo che le attività, come del resto anche comunque i cittadini, ce ne freghiamo, se c'è qui in questo istante questa emergenza, magari facciamo un po' di sacrifici noi nel nostro piccolo. Io sabato sera ho aspettato veramente, avevo il balcone pieno, avevo 5 sacchetti pieni, dico se io posso farlo, perché non lo possiamo fare tutti e dare una mano tutti in questo momento che stia vivendo la nostra città di emergenza. Purtroppo ci andiamo a collocare al 99° posto proprio perché nessuno, ognuno si tira il suo, ognuno si guarda il suo e basta, siamo sempre pronti lì a criticare quello che non va, ma nessuno porge la mano, nessuno. Quindi se ci andiamo a collocare non è soltanto per un'amministrazione che va bene, ha le sue lacune, ha i suoi difetti, però voglio ricordare che poi siamo stati città della cultura, siamo state una delle città più belle in questo quinquennio, quindi dico, perché ora a non dare una mano noi nel nostro piccolo, riuscire a fare qualcosa anche noi? A me dispiace veramente, perché io amo la città di Palermo, secondo me sarò di parte, ma non c'è città più bella in tutto, nelle sue sfaccettature. Purtroppo dobbiamo vivere questa, però ognuno di noi, io veramente gradirei che ognuno di noi nel nostro piccolo potesse fare un sacrificio in questo momento che la città è in ginocchio, e dobbiamo dare una mano. Grazie Presidente. Vabbè, diciamo che il fatto di questa, chiamiamola classifica, non è solo legato al problema dell'immondizia, cioè, è una aggravante importante, però l'aveva ribadito poc'anzi in altri interventi il consigliere Quartararo, che è legato pure ai servizi che non sono diciamo efficienti, alla macchina comunale che non... Questo era proprio un esempio, volere fare un esempio come... No, per carità, quindi ognuno faccia la sua parte, il cittadino, ma anche l'amministrazione, anche il burocrate, il semplice impiegato comunale deve fare la sua parte. Ecco, le cartelle pazze, qui c'è un problema legato pure all'efficienza dell'amministrazione o chi lavora le pratiche che dovrebbe in un certo senso immedesimarsi nel contribuente e con un lavoro diciamo evitare appunto questo invio di cartelle proprio per creare, dice, ma ci sono altre, il problema dell'esempio. Siamo sempre lì, ognuno di noi deve fare qualcosa per il prossimo, ognuno di noi, qualsiasi lavoro sta svolgendo, ad esempio in questo caso dipendenti che inviano queste cartelle senza magari fare dei controlli se sono arrivate le agevolazioni, se sono arrivate le PEC, anche perché dicono di inviare la PEC per le agevolazioni, le sostituzioni,
ma queste PEC vengono forse ignorate completamente, quindi ognuno di noi nel suo ambito, nel suo piccolo, deve fare una parte, una piccola parte, deve metterci un poco del suo. È tutto lista. Invece no, ognuno, come ripeto e sottolineo, mi metto pure io in questa cerchia, tutti, ognuno si tira il suo, dice, ma se non lo fa lui lo devo fare io, e se quello non lo fa, perché cambia se io non butto il sacchetto di spazzatura in questo momento, sì, se lo fai tu, se lo faccio io, se lo facciamo già in questo pazzo, lo facciamo tutti. Invece no, erano bravi a venire a citofonare in continuazione, io neanche sono potuta scendere per strada, perché non continuo a fermarmi. Onestamente una parte la dobbiamo fare anche noi da cittadini, e aiutare questa città che merita di più. Esatto. Dico, è chiaro che il Comune di Palermo, l'amministrazione ha le sue difficoltà, le sue colpe, magari questa amministrazione, il sindaco non è incisiva come dovrebbe essere, però molto, molto dipende pure da altri organi sopra l'amministrazione. Non ci dimentichiamo che è stata soppressa la figura della provincia regionale, magari, per carità, non aveva diciamo la sua efficacia, però da un punto di vista della gestione delle scuole, oppure dell'organizzazione della raccolta delle immondizie, aveva il suo peso. Quindi ora tutto fa carico alla città metropolitana, al comune di Palermo. Quindi, ad esempio, la RAP ha pure espleta servizi, credo, a Carini. Cioè, io ieri ho letto un'intervista al presidente Norata, dove in pratica lui con tutto ciò che fa, fa di tutto per, alleggerire questa situazione. Ci sono difficoltà proprio oggettive, serie. È inutile che un politico parla della settima vasca, come lo ribadiva pure lui, oppure della creazione di inceneritori o termovalorizzatori, come li vogliamo chiamare. Il problema è oggi, ed è reale, quindi qua ci vuole un intervento, fuori dalla politica, che gestisca in modo, diretto questo problema dell'immondizia, perché chiaramente un Norata fino a un certo punto si può assumere le responsabilità, poi alla fine si deve accodare a quello che è la realtà, che ci sono le vasche piene. Che? Dovete spegnere. Spegniamo i microfoni. Giusi? Presidente. Quattarano. Sì, dico, ci tenevo a chiarire una cosa rispetto all'intervento, agli studi e allo studio che ho letto più volte dell'Università di Roma, alla Sapienza. Dico che la nostra città, come dice la consigliera Rappa, sia per noi, anche per me, la più bella rispetto ad altre città. Dico anche perché se noi pensiamo al valore architettonico e monumentale che offre la nostra città, dico, siamo al pari, come in altre classifiche riguardo a questo, siamo al pari di Firenze, di Venezia, di Roma, cioè questo non ce lo nega nessuno. E in condizioni normali, dico, tolta questa emergenza che vede montagne di rifiuti per strada, dico, tralasciamo questo aspetto, mettiamo l'orologio indietro in condizioni normali di vivibilità quotidiana della nostra città. Anche il turista che viene quel giorno rimane affascinato da quello che è il centro storico e il patrimonio monumentale che offre la città. Ben diverso è lo studio sulla qualità della vita,
la qualità della vita si basa essenzialmente su quello che affronta il cittadino residente nel corso dell'anno. Quindi dico, sfido chiunque, noi ne sappiamo qualcosa, quello che sono i disservizi che noi, ripeto, ci segnalano i nostri cittadini, dalla fermata per dire di Violeto Nuova mi viene in mente la penzellina che collega Bruschetta, dove il cittadino sta sotto il sole, sotto l'acqua, al fatto che l'erba non la butta il cittadino ma cresce e nessuno la toglie. Dico, sono tanti gli aspetti su cui si basa questo studio. Anche il lavoro, dico, il lavoro certamente non è una questione che può affrontare sicuramente solo la nostra amministrazione, perché la questione del lavoro è un problema più ampio che riguarda tutto il meridione, non riguarda solo Palermo. Però se guardiamo alla sicurezza, se guardiamo al tempo libero, se guardiamo ai servizi offerti dall'amministrazione, questi sì che fanno il peso specifico negativo in questa classifica, Presidente. Questo ci tenevo a sottolineare. Grazie, consigliere. Presidente, posso? Prego, collega. Sì, io capisco che quanto detto dalla il consigliere Rappa è normale, perché in questo minuto occorre non tanto mettere, diciamo, ecco, nella piega, il coltello nella piega e magari evidenziare di più le problematiche, però è normale che constatiamo le certe situazioni che sono paradossali. Le spiego, Presidente, quello che anche ieri ho potuto notare. Per esempio, ero in via Roma di fronte San Domenico. Nel marciapiede c'era il furgoncino, quello della RAP, che è regolarmente si muoveva, e c'era il raccoglitore dei cestini della carta, lo prendeva. Dico, una cosa che con molta facilità veniva fatta, e rimanevo veramente meravigliato e contento. Dico, ma perché questo non succede regolarmente? Dico, non una volta ogni giorno, ogni 3 giorni, ma almeno ogni 10 giorni nei quartieri. Dico, non è una cosa questa che uno chiede esageratamente, però sono quelle cose che si possono fare. Per esempio, ieri sera pure ho visto che c'era quello dell'MG che finalmente sistemava. Se questo viene fatto regolarmente e viene programmato ogni settimana, tante problematiche si evitano. Perché secondo me le potenzialità allora ci sono, perché se ieri in via San Domenico, in via Roma, di fronte San Domenico, ho potuto notare questo, e venivano puliti con una regolarità, con una facilità, perché c'era il mezzo, passava ogni 50 metri, ogni 100 metri e svuotava i cestini che sono appesi ai pali regolarmente. Dico, questo problema invece vediamo in periferia, non viene svolto regolarmente. Ecco, allora, quell'organizzazione che secondo me abbiamo gli uomini, abbiamo le potenzialità, però a volte manca l'organizzazione, che si chiede qualcosa in più. Per carità, in questo momento sappiamo problema Covid, problemi difficoltà, problemi, però una buona programmazione, essendo che ci sono le potenzialità, ci sono gli operai, ci sono le persone come il presidente Lodato, abbiamo detto che appunto è professionalmente capace, che però a volte si trova anche lui mani legate. Ecco, aiutiamoci tutti, però ecco, questi problemi non ogni 15-20 giorni, se si devono di nuovo accadere, allora c'è qualcosa che non va. Ecco quello che vogliamo, cambiare questa macchina che purtroppo è un pochino vecchiotta, perché ripeto, ci ritroviamo sempre a rifare i soliti problemi, quando appunto basta soltanto, ecco, vedere dove ha cambiato qualcosa, qualche persona, qualche cosa, cambiamola, finalmente riusciamo a prendere, diciamo, quel passo che è nelle nostre forze. Io sono convinto che abbiamo questo, perché quando vogliamo in una settimana, 5 giorni, riusciamo a risolvere problematiche che a volte ci portiamo dietro. Però deve essere la normalità che manca. Grazie. E manca, bravo, bravo, perché tu effettivamente tutti i servizi di qualsiasi settore a regime
hanno la loro funzionalità. Manca quel, diciamo, quello step proprio proprio appunto di mantenerli a regime. No, ci sono queste lacune sulla raccolta della dei cestini in gettacarta, che potrebbe entrare a regime. Quindi questo è un discorso che proprio all'interno delle singole aziende quasi dovrebbero responsabilizzare loro da questo punto di vista. Presidente, dico, a proposito dei cestini gettacarta, dico, mi dà un assist il collega Bruschetta, dico, a me è costato personalmente i cittadini che hanno richiesto l'installazione dei cestini gettacarta in una, non mi ricordo, in Dioreto, per dire, avanti la farmacia, che dopo praticamente sono stati installati e dopo praticamente alcuni mesi mi hanno detto di farli rimuovere perché erano vergognosi, nessuno si prendeva cura di andarli a votare. Quindi dico, da qui, ripeto, il discorso è più ampio, dico, qui anche non parliamo solo dei cittadini che magari abbandonano i rifiuti, ma parliamo anche dei cittadini virtuosi che tentano di smuovere una montagna e in realtà si trovano in difficoltà. Per dire, abbiamo parlato sempre di chi vuole conferire nel suo piccolo un po' di differenziata, cercando di buttare la plastica, il cartone, e trova perennemente le campane straforme. Dico, è questo che non va. Come non parlare, per esempio, di via Campisi per un anno e tre mesi al buio, come di altre strade? Qui il cittadino c'entra ben poco, Presidente. Sono d'accordo con te, sì, su questo appunto il cittadino c'entra, e qui l'amministrazione non è da esempio, dovrebbe essere appunto l'amministrazione stessa a dare degli esempi concreti, poi non si possono chiedere al cittadino, diciamo, non sacrifici, che è giusto rispettare le regole quando la stessa amministrazione in certi casi non li rispetta. Vabbè, se ci sono altri interventi, dottoressa Calderone, leggiamo l'altro verbale, se ce l'ha a portata di mano. Sì, io qua ce l'ho. Posso procedere? Sì, procediamo. Allora, verbale del 27 novembre. L'anno 2020, il giorno 27 del mese di novembre alle ore 9, si è riunito il Consiglio della terza circoscrizione con modalità telematiche mediante collegamento a distanza, ai sensi dell'articolo 73, comma 1 del decreto legge numero 18 del 17/3/2020, ai sensi delle circolari 8, 10 e 11 dell'assessorato dell'autonomia locale e regione siciliana, nonché della disposizione numero 7 del 24 marzo 2020 il Presidente del Consiglio Comunale di Palermo, con avviso di convocazione protocollo 128-218 del 10 novembre 2020 per procedere alla trattazione degli argomenti dell'ODG. Presiede la seduta il Presidente Sant'Angelo. Partecipa in qualità di segretario il funzionario Maria Calderone e redige il verbale alla signora Sarri, che il Presidente alle 9.22 apre la seduta e procede alla chiama dell'appello. Risultano pertanto presenti i signori consiglieri Adelcio, Bruschetta, Gulevi, Prestere, Sant'Angelo, Tarantino e Terranova. Risultano presenti 7 consiglieri. Verificata la presenza del quorum strutturale per la validità della seduta, il Presidente pone in votazione il collegio degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Bruschetta, Prestere e Terranova. La nomina dei suddetti scrutatori è approvata all'unanimità dei presenti. Si passa al primo punto dell'ODG, ovvero comunicazione del Presidente, dando lettura di alcune comunicazioni. Mail pervenuta da parte dell'azienda RAP, che informa che oggi sono stati riaperti i centri di raccolta. Mail pervenuta da parte della RAP, che comunica che è stato effettuato lo spazzamento in via Oreto in data 14/11/2020. Mail pervenuta da parte della RAP, che informa che è stato effettuato lo spazzamento in via Giuseppe Recupero in data 9 novembre 2020, mail da parte della RAP che comunica che è stata eseguita la derrattizzazione in largo delle Tortere e in largo delle Rondine.
Si prosegue con la lettura di alcune richieste presentate dai consiglieri al Presidente per un successivo inoltro alle aziende competenti. Richiesta al ripristino punti luce in via Oreto Alta all'incrocio di via dell'Orsa Minore alla rotonda di via della Regione Siciliana, firma il consigliere Bruschetta. Richiesta al ripristino punto luce spento in via Accursio Miraglia di fronte a scuola elementare Salvari, affirma il consigliere Bruschetta. Richiesta al ripristino punto luce in via Anna Nicolosi Grassi, angolo con via Paratore, affirma il consigliere Bruschetta. Sollecito rimozione rifiuti ingombrati in via Falsomiele, altezza civico numero 26, affirma il consigliere Terranova. Richiesta spazzamento e pulizia del rifiuto in via della Regione Siciliana sud-est, direzione Catania, dopo Magica Ceramiche, affirma il consigliere Bruschetta. Sollecito rimozione rifiuti ingombranti in via Santa Maria di Gesù, lato monte di via della Regione Siciliana, affirma dei consiglieri Rapp e Terranova. Richiesta rimozione rifiuti ingombranti in via Gramsci, angolo via Santa Maria di Gesù, affirma dei consiglieri Rapp e Terranova. Richiesta di servo nella corsia laterale via della Regione Siciliana, affirma dei consiglieri Rapp e Terranova. Richiesta urgente al rifacimento strisce pedonali in via Buon Riposo, affirma il consigliere Quartararo. Richiesta urgente al rifacimento strisce pedonali in via Giovanni Campista, affirma il consigliere Quartararo. Richiesta urgente al ripristino manto stradale in via Giovanni Campista, tratto compreso tra l'incrocio di via Spicca e il circo numero 22, affirma il consigliere Quartararo. Si passa al secondo punto dell'ODG, ovvero approvazione verbale relativa alla seduta precedente, con la lettura del verbale relativo al giorno 24 novembre, approvato alle 9.43, per appello nominale, il cui esito è il seguente: presenti 7, votanti 7, voti favorevoli 7. Alle 9.45 entra in collegamento la consigliera Rappa, risultano presenti 8 consiglieri. Il Presidente esprime soddisfazione per l'apertura dei centri di raccolta, constatando che da quando sono funzionanti i rifiuti ingombranti se ne vedono meno in giro per il territorio della terza circoscrizione. Non è stato eliminato del tutto il problema dell'abbandono dei rifiuti ingombranti, ma qualche passo si è fatto. Si augura che si possa anche regolarizzare il servizio di raccolta dei cassonetti RSU. Ottiene la parola il consigliere Terranova, che specifica che si spera che con la riapertura della piattaforma di Santa Flavia e dei centri di raccolta possa diminuire l'abbandono dei rifiuti ingombranti, perché alcuni siti vengono presi di mira, come ad esempio accade in via Brasca e in via Falsomiele. Chiedo ottiene la parola al consigliere Bruschetta, che conferma che il centro di raccolta della circoscrizione è in funzione. Proprio ieri ha effettuato un sopralluogo in questo luogo, ma transitando su via della Regione Siciliana all'altezza del negozio di Magica Ceramica, ha constatato che il tratto è in stato di totale abbandono, con rifiuti di ogni genere che impediscono il transito anche i residenti. Infatti, agli ingressi dei cancelli delle abitazioni sono presenti ammassi di rifiuti, per cui ha ritenuto opportuno presentare in data odierna una richiesta di pulizia per quel tratto di strada. Altra argomentazione da affrontare è l'assenza dell'illuminazione pubblica in via Oreto, incrocio con via Orsa Minore, una via principale dove manca un servizio essenziale. Qual è l'illuminazione pubblica? Infatti, ben 11 punti luce risultano spenti. Questo rappresenta un pericolo per la cittadinanza, perché l'oscurità favorisce gli atti di criminalità. Occorre predisporre una nota per l'azienda AMG dai toni forti. Il Presidente sottolinea che, al di là delle richieste dei consiglieri, l'azienda AMG non dispone di una squadra di tecnici per effettuare un controllo sul territorio, ma poiché l'illuminazione pubblica non riguarda solo il decoro urbano, ma è soprattutto un problema di sicurezza, il servizio deve essere garantito. Alle 9.50 entra il consigliere Lardi, risultano presenti 9 consiglieri. Chiede la parola al consigliere Terranova, che evidenzia che oltre che un controllo sul territorio, l'azienda MG dovrebbe programmare un ammodernamento degli impianti, perché gli impianti sono obsoleti e le riparazioni di alcuni pezzi vengono fatte fuori dalla Sicilia. Il Presidente ricorda che spesso durante il confronto con la partecipata in questione si sia chiesto il motivo per cui non venissero utilizzati i soldi della comunità europea. La risposta è stata che era un problema di burocrazia. Alle 9.53 esce il Presidente Sant'Angelo, risultano presenti 8 consiglieri. Prosegue la seduta e presiede la seduta il Vicepresidente Andrea Gulemi, partecipa in qualità di segretario il funzionario Maria Calderone e redige il verbale della signora Sarrica. Alle 9.55 entra in collegamento il consigliere Quartararo. Risultano presenti 9 consiglieri. Chiede la parola al consigliere Lardi, che specifica che la situazione dell'illuminazione pubblica è tragica. Più volte ha presentato richiesta per il ripristino di un punto luce in via Francesco di Sales,
dove manca l'armatura, ma dopo due anni non è stata ancora presa in considerazione, per non parlare del grave disagio che esiste nell'incrocio di via Gentile e via OS1 e via Cadute dell'8 luglio 1960, dove manca l'illuminazione e si mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini. Chiedo l'azione alla parola al consigliere Quartararo, che si scusa per il ritardo, la problematica dell'illuminazione del territorio circoscrizionale è drammatica. Più volte sono state presentate richieste e mozioni per risolvere tale criticità, ma sempre con pochi risultati. Infatti, nel tratto di strada che va da via Campisi a via Oreto, su 5 punti luce ne funziona solo uno. Pertanto, chiede se sia possibile invitare nuovamente il presidente Butera. Il presidente dichiara che si può sicuramente procedere con un altro invito, ma è perplesso per il fatto che l'azienda effettui interventi su richieste da parte dei consiglieri e dei residenti, ma non abbia un controllo sul territorio. Forse si dovrebbe invitare anche il consiglio di amministrazione dell'azienda. Si passa al terzo punto, all'ODG, ovvero atti ispettivi e funzioni propositive. I consiglieri Restere, Quartararo e Terranova chiedono il prelievo della mozione avente per oggetto adozione di interventi atti a limitare la velocità dei veicoli in transito in via Pietro Spica nel tratto adiacente al presso scolastico Guglielmo Obertan, installazione d'osso o altro provvedimento, affirma il consigliere Quartararo. Proposta numero 124 18 48 del 28 10 2020, scritta al punto 11 della griglia degli atti ispettivi. Il consiglio vota favorevolmente il suddetto parere. Alle 10 esce il consigliere Adelfio, risultano presenti 8 consiglieri. Illustra la mozione il consigliere Quartararo, che evidenzia che si parla del tratto finale di via Spica, dove è posizionato uno dei due ingressi della scuola. Peraltro la strada risulta altamente frequentata da autoveicoli che sfrecciano a grande velocità. Si chiede all'amministrazione di intervenire per l'installazione di dossi oppure con altri provvedimenti per salvaguardare l'incolumità pubblica. Chiede ad ottenere la parola il consigliere Presteri, che comunica di conoscere la problematica. Specifica che spesso in via Campisi sono posteggiati alcuni camion che impediscono il normale transito dei bambini che vanno a scuola, che sono costretti a transitare sulla sede statale, dove le autovetture sfrecciano a gran velocità, per cui è opportuno limitare la velocità. Chiede ad ottenere la parola il consigliere Tarantino, che si dichiara favorevole alla mozione perché parla di sicurezza, che è un obiettivo che il consiglio persegue da sempre. Il presidente pone ai voti la mozione approvata alle ore 10:11 per appello nominale, il cui esito è il seguente: presenti 8, votanti 8, voti favorevoli 8. Esauriti gli argomenti alle ore 10:12, il presidente chiude la seduta. Allora lo poniamo in votazione? Sì, un attimo. Sì. Allora, poniamo in votazione il verbale del 27 novembre. Sant'Angelo, il presidente non c'è. E adesso... Favorevole. Bruschetta. Approvo. Gulemi. Approvo. Ilardi. Ilardi era presente, era collegato. No, è uscito. È uscito. Prester. Favorevole. Quartararo. Favorevole. Rappa. Favorevole. Tarantino. Favorevole. Terranova. Favorevole. Allora, il verbale è approvato con 8 voti favorevoli. Bene. Allora, alle 10:21 chiudiamo la seduta. A domani, una buona giornata a tutti. Buona giornata.